people see you running, they'll think you're prey. They'll hunt you down to the ground. Un saluto da Paolo Sinibaldi, immagini in montaggio di Luca Romano, la TV Lab. Il tema di questo speciale è lo sport al femminile, questo sconosciuto, ma la S tra parentesi, perché lo sport femminile invece è sempre più conosciuto grazie agli sforzi che si stanno facendo per colmare il gap tra gli uomini e le donne anche in questo campo. Meravigliosamente introdotti dal direttore della scuola regionale dello sport del CONI Abruzzo, Claudio Robazza, e da Laura Bortoli dell'Università di Chieti Pescara, hanno proposto la loro relazione. Vi facciamo sentire una clip riguardante proprio la sintesi di ciò che hanno detto. Elena Campanini, che ha parlato di sport al femminile, aspetti psicobiologici e gestione dello stress. Marta Ghisi, comportamenti alimentari disfunzionali nelle atlete, e poi Francesca Vitali con la relazione allenatore-atleta, differenze di genere. Sì, quindi l'argomento, la mia presentazione sarà centrata su la relazione tra sport e comportamenti alimentari disfunzionali, e in particolare di come lo sport possa svolgere sia una funzione protettiva nei confronti dello sviluppo di questi tipi di problemi, ma a volte invece costituisca un fattore di rischio. Velocemente, quello che verrà preso in considerazione sono i tipi, cioè le discipline sportive in cui c'è un maggior rischio di sviluppare questi tipi di comportamenti alimentari disfunzionali, e in particolare verranno affrontati sport come gli sport estetici, dove il peso corporeo e la forma fisica e estetica del corpo hanno un ruolo molto rilevante, o quegli sport che vengono chiamati weight dependent sports, in cui esistono delle categorie di peso in cui gli atleti devono competere. Altro elemento è il livello agonistico, quindi gli atleti e in particolare le atlete di elite sono più a rischio di sviluppare questo tipo di comportamento alimentare disfunzionale. E altro elemento è il fatto che le atlete in generale sono soggette a un doppio messaggio che le rende più a rischio. Uno è quello che espone tutte le ragazze, le adolescenti, indipendentemente dal fatto che siano o meno atlete, ovvero la pressione sociale, cioè il fatto di conformarsi a un ideale di bellezza che corrisponde ad un ideale di magrezza, che però non sempre si associa alla salute della persona. Il secondo invece messaggio a cui sono sottoposte è quello invece più sportivo, dove l'idea è be thin to win, cioè essere magre per poter avere successo e vincere. Quindi, per concludere, un aspetto rilevante che cercherò di mettere in luce è anche il ruolo che hanno gli allenatori o le allenatrici nel comunicare questo tipo di messaggio e sensibilizzare gli allenatori e le allenatrici, ma anche le atlete stesse, a riconoscere quelli che possono essere dei segnali, dei campanelli di allarme per poter prevenire lo sviluppo poi di questi comportamenti alimentari disfunzionali. Sono state messe in evidenza diversi aspetti collegati alla pratica sportiva di genere. In particolare il mio intervento ha messo l'accento su alcuni aspetti culturali, quindi alcuni studi che riguardano che cosa pensano rispettivamente allenatori e allenatrici di atlete e di atleti. Naturalmente ci sono delle differenze culturali che riguardano intanto la percezione degli sport, che possono essere femminili o maschili, e quindi di conseguenza anche le aspettative che per esempio hanno gli allenatori nei confronti delle allenatrici. I dati culturali ci indicano come ancora il territorio sportivo sia probabilmente un territorio di egemonia culturale maschile, perché per esempio anche nel percepito di molte atlete negli sport praticati a livello femminile in maggioranza, come per esempio la pallavolo, il fatto di essere allenate da uomini è un segno di importanza. Quindi ci sono delle ricadute applicative che saranno utili
agli educatori sportivi per valorizzare la componente femminile, ridurre la percezione distorta di alcuni aspetti legati al genere e cercare di prevenire alcuni stereotipi che possono minare la possibilità tanto delle une quanto degli altri di essere partecipanti alla pari in modo piacevole e divertente nell'attività sportiva. With my head hung down and my tail between my legs. Sì, allora la mia relazione si è basata soprattutto sulla due poli fondamentali che distinguono i maschi dalle femmine, cioè le femmine dai maschi rispetto a delle a quello che può essere l'approccio allo stress, alle situazioni stressanti. Uno è proprio l'aspetto comportamentale e l'altro è la percezione del dolore. Sull'aspetto comportamentale ho precisato che a fronte di un'attivazione psiconeurobiologica che condividiamo, che condividono gli uomini con le donne, cioè le donne con gli uomini, e che riguardano proprio tutte quelle attivazioni che servono ad affrontare il pericolo, quindi l'aumento del battito cardiaco, l'aumento della respirazione, insomma tutte quelle cose che avvengono nell'organismo quando ci troviamo minacciati da qualche cosa, i comportamenti che possono generare e possono essere risolutivi sia nei maschi che nelle femmine invece si differenziano proprio perché di fatto siccome noi biologicamente abbiamo dei compiti differenti, il maschio per una questione diciamo etologica è portato alla competizione, alla una maggiore aggressività, ha un comportamento reattivo allo stress proprio più basato su questo, quindi tende a individualizzare, a diventare più individualista e ad agire fisicamente l'aggressività, per esempio. Invece le femmine in questo caso vanno alla ricerca di una maggior socializzazione. Proprio perché pensando di dover accudire una potenziale prole, tutto l'aspetto della socialità diventa un aspetto importante, quindi una donna sotto stress, se vogliamo complicargli la vita, la mettiamo in una situazione di isolamento e non gli parliamo. Il clou è stato rappresentato dalla presenza nell'aula magna di scienze motorie a Chieti Scalo di un'atleta importantissima a livello mondiale. Parliamo di ginnastica ritmica, parliamo di Alessia Russo, tra i tanti titoli di un'atleta ancora giovane, appena 22 anni, il recentissimo bronzo ai campionati mondiali. Alessia Russo che si è anche intrattenuta in una piacevole intervista, ha parlato sicuramente della medaglia, delle sue prospettive sportive agonistiche, ma anche un po' della sua storia. Non è una storia banale. Alessia Russo si parla di sport femminile con una piccola accezione. Sport femminile, questo sconosciuto, ma la S tra parentesi, è sconosciuto oppure si sta conoscendo sempre di più secondo te? Beh, io spero che intanto questa S venga tolta perché comunque è uno sport, gli sport femminili stanno sempre più prendendo piede in tutti gli sport, in tutti gli ambiti, e sono molto contenta, sono onorata intanto di essere qua a parlare comunque della mia storia, di quello che mi appartiene, e spero di trasmetterlo alle persone e far capire insomma come sì, è diverso il mondo maschile da quello femminile, però come comunque riusciamo a dare a livello di risultati, a livello di prestazioni molto anche noi donne. Tra l'altro la tua è una storia molto, molto particolare, sei ancora giovane, 22 anni, ma sei andata via da casa, tu sei toscana, sei venuta in Abruzzo che eri poco più di una bambina. Beh,
non si può dire certo che le donne siano fragili in questo caso. Beh, direi che il mio percorso mi ha fortificato un sacco, perché io sono venuta via dalla Toscana a 13 anni che, mi ricordo, avevo finito l'esame di terza media e sono partita e senza la mia famiglia, perché la mia famiglia purtroppo non mi ha potuto seguire, ovviamente mi seguiva a distanza, però comunque ero tra virgolette sola, ero qui con la mia allenatrice, le mie insomma persone che mi supportavano erano loro, quindi... Sì, devo dire che adesso, arrivata a 22 anni, mi sento una persona, sì, fragile perché sono donna, ma in sé molto forte, perché riesco a superare cose da sola che magari non mi sarei mai immaginata di poter superare grazie al mio percorso. Tesserata per l'Armonia d'Abruzzo, parliamo ovviamente di ginnastica ritmica, un bronzo ai mondiali di poco tempo fa in Bulgaria, una storia particolare con la Mazziotti Anna, presidente, l'allenatrice Germani, insomma, per te ormai l'Abruzzo è la seconda casa. Beh, direi di sì, l'Abruzzo in sé è come se fosse la mia seconda casa, la mia seconda città di appartenenza, e in più Anna Mazziotti e Germani sono come se fossero la mia seconda famiglia. Loro mi hanno aiutato un sacco proprio nei miei momenti magari più bui, nei miei momenti, perché l'adolescenza passata da sola sono sicura che non è facile, però ovviamente passandola in palestra con le compagne, con le persone che ti supportano, è molto più semplice. Sì, sì. La Scuola Regionale dello Sport del CONI Abruzzo, a proposito, presente anche il presidente Enzo Imbastaro, continuerà a organizzare eventi con cadenza settimanale e anche di più, con argomenti che riguarderanno tutte le federazioni, e questa è una delle materie imprescindibili per la promozione dello sport da parte del CONI. E questa iniziativa di oggi qui a Chieti vuole essere uno strumento per i tecnici, gli insegnanti che operano nel mondo dello sport, per far sì che questo gap venga del tutto risolto e lo sport al femminile, che comunque ottiene ottimi risultati a livelli di vertice, molto spesso otteniamo, almeno in Italia, più risultati positivi dal settore femminile che maschile, e voglio aggiungere anche che rispetto a qualche anno fa la partecipazione per esempio ai giochi olimpici, che fino a 15-20 anni fa era nettamente a favore dei maschi, adesso le donne sono al 48% dei partecipanti delle rappresentative italiane che vanno alle Olimpiadi, quindi vediamo che ci si sta avvicinando a una parità che ancora c'è parecchio da lavorare.